Buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. Questa mattina per colazione mi sono fatta una bowl di yogurt, però scomposta invece che tutto insieme all'interno di una ciotolina. Infatti all'interno dello yogurt ho messo qualche mandorla, ho tagliato due kiwi, qui c'è del farro soffiato e poi una banana tagliata a rondelle con il burro d'arachidi. Il burro d'arachidi è questo qua della Fiorentini, ragazzi, non vi dico che cos'è, cioè è veramente una goduria. E poi stamattina mi sono fatta il mio cappuccino di latte d'avena e orzo, che adesso vado subito a dare una sorsata per scaldarmi, perché dovete sapere che sì, cioè nel senso dovrebbe essere arrivata la primavera anche a Roma, ma a quanto pare ha deciso di piovere tutta la settimana, quindi andiamo di cappuccino caldo. Ma io imperterrita faccio colazione di fuori all'aperto. Andiamo a fare il cambio tappeto. Allora, questo si è rovinato tantissimo, cioè ormai faccio vedere. In realtà vederlo così non sembrerebbe, però guardate, vedete qua manca una stecchetta, si è molto molto opacizzato, quindi andiamo a levare e mettiamo quello nuovo che è molto più carino, secondo me anche più allegro e colorato per l'estate. Eccolo qua ragazzi, ma quanto è carino, mi piace un sacco. Mi piacciono questi tappeti che hanno queste stecchette, queste, insomma fatti un po' effetto stile bambù, e poi questo verde devo dire che mi piace molto perché si abbina bene con il legno, sta bene con la cucina e con il resto della casa. Di là ho i cuscini verdi in camera da letto e dopo li andrò a scambiare, metto di qua quelli verdi e questi giallo senape, li vado a mettere di là perché almeno si abbinano di più con il tappeto della cucina. Se fosse una bella giornata, mi piacerebbe optare per questo completo di Oceans, cioè guardate quanto è bello. Sono veramente dispiaciuta che anche oggi il tempo non è dei migliori perché avrei usato molto volentieri questo completo fucsia e devo dire che a parte che è comodissimo, super elastico, io ho preso una S di tutto. Dietro, cioè, ma guardate la vestibilità, io sono veramente scioccata senza parole. La parte più bella, secondo me, di questo completo è la felpa che adesso vi faccio vedere. Questo è il felpone, cioè no ragazze, cioè stupendo. Anche la felpa è un S, è tutto un S, però giustamente cambia la vestibilità. Però a me sinceramente queste felpe oversize piacciono tantissimo, soprattutto abbinate sopra a un completo del genere. Se fosse primavera, ma primavera vera, mi vestirei sicuramente così. Però purtroppo devo optare per un completo che mi copra un pochino di più perché fa freddo, quindi cambiamo. La seconda opzione che stavo considerando è questo completo di questo azzurrino, ragazze. Il pantaloncino è un taglio a ciclista, quindi praticamente arriva appena sopra il ginocchio. La cosa che mi piace di più è che in ogni top bra di Oceans c'è sempre all'interno la coppa, perché io odio in generale stare con il reggiseno, ma in particolare quando mi alleno, quando vado a fare attività fisica, è una cosa che non sopporto. Invece con Oceans non ho questo problema perché appunto all'interno, vi faccio vedere da vicino, ci sono sempre queste coppette che sembra veramente che io sotto abbia un reggiseno, invece il nulla cosmico. Volevo farvi vedere anche il dietro, tutta la rifinitura dietro, guardate che bella. Piace tantissimo e volevo anche farvi vedere la felpa che va sopra a questo completo per finire, per completare l'outfit. Anche questa è una felpa oversize, considerate che tutti questi completi sono un S, ma adesso vi faccio vedere con la felpa. Questo set, ragazze, è spettacolare, ma in realtà anche quello fucsia era spettacolare, non saprei scegliere perché entrambi mi piacciono tantissimo. Poi appunto hanno il top diverso, il pantaloncino diverso, il colore che, cioè, sono stupendi entrambi. Tutto il set è una S, mi piacerebbe veramente utilizzare anche questo set oggi, ma purtroppo il tempo proprio non me lo permette, quindi vado a optare per il terzo e ultimo set che è lungo. Ragazze, questo è il terzo e ultimo set di questo colore che io veramente, cioè, sono senza parole. Posso farmi fare un armadio intero da Oceans a parte? Perché ogni colore mi piace tanto, ragazze. Cioè, veramente, ditemi anche voi, nel senso, al di là del fatto che uno poi ci collabora, quello che volete, ma i colori sono proprio belli, a parte anche i modelli. Comunque starete pensando, Erika, ma non fa freddo anche così? Allora, innanzitutto ho un leggings lungo con questa scritta qui. Dietro sono morbidissimi, poi considerate che io ho preso 2 o 3 kg, quindi non ci fate caso. Sono un pochino ingrassata nell'ultimo periodo perché sicuramente mi stavo muovendo molto di meno. Volevo farvi vedere il dietro anche di questo top, bellissimo. Mi piacciono un sacco, ho scoperto che mi piacciono molto i top incrociati dietro.
Considerando che questa primavera proprio ha deciso di non voler arrivare, beh ragazze, non vi preoccupate perché sopra ho anche questa magliettina a maniche lunghe che fa parte sempre di questo set. Taglio che io amo tantissimo e che praticamente ho scoperto con Oceans Apart è questo dettaglio della manica coperta, praticamente che mi va a coprire tutta la mano, fantastica. Ma se così non dovesse bastare, non vi preoccupate. Perché posso anche mettere sopra questa felpa? Perché io amo indossare i set per come mi arrivano, per come sono pensati, stati creati, però amo anche spezzare per diversificarmi un pochino. Ad esempio, io abbinerei tranquillamente questo maxi felpone con sotto il leggings rosa, perché secondo me ci starebbe da Dio. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti. Qual è il vostro set preferito tra questi tre? Se devo essere onesta, li amo tutti, ma proprio il mio preferito in assoluto è questo qua, perché c'è cioè, questo colore, è spettacolare, è molto particolare, mi sa di qualcosa di nuovo. Se volete uno sprint per iniziare un pochino a cambiare la vostra vita, a cambiare per stimolarvi, anche semplicemente un outfit ben fatto, un nuovo set, secondo me vi può stimolare tantissimo. Infatti, da quando mi è arrivato questo pacco di Oceans, io ho detto: ah no, devo ricominciare ad allenarmi come prima. Non lo so, a me stimola tantissimo il fatto di avere un outfit completo, di sentirmi bella anche quando mi alleno. Quindi mi sono fatta dare questa promozione pazzesca da Oceans. Infatti, con il codice OMAI2 e con una spesa minima di 65 euro, acquistando quindi anche solo un pant, una felpa, avrete due capi in regalo a scegliere. Tra i set o comunque tutti gli articoli di Oceans, cioè ragazzi, sono a scelta, quindi cioè, li potete scegliere. Allucinante questa cosa, non ci credo. Esco un attimo qui fuori per prendere le scarpe. Con la scusa, sento la temperatura. Se mi serve un felpone da mettere sopra, perché alle brutte metterò questo qua perché secondo me ci sta benissimo. E vado a fare la mia camminata barra corsetta, ma in realtà è più una camminata veloce. Nato dalla camminata, ragazze. Ho assolutamente bisogno di farmi una doccia. Ho fatto circa 5 km, quindi adesso ci andiamo a lavare, a risistemare e ci prepariamo insieme. Doccia fatta, ci voleva proprio una bella rinfrescata dopo una bella camminata. Considerate che, come vi stavo dicendo prima, ho fatto circa 5 km e qualcosa. Adesso non mi ricordo, dovrei riguardare l'Apple Watch. Per prima cosa vado ad idratare i capelli per andarli a spicciare bene perché sono un attimo tipo un nido. Un po' di olietto. Per l'asciugatore utilizzo sempre questo phon che è troppo comodo perché prima ogni volta che finivo l'asciugatura, avendo i capelli comunque abbastanza lunghi, prima li avevo anche più lunghi, praticamente arrivavo a metà asciugatura che mi stava per cascare il braccio, cioè mi faceva proprio male, quindi facevo cambio. Invece questo è leggero, si può regolare il calore, fantastico. Io mi trovo benissimo. Allora, quello che andremo a fare questa mattina, anche se purtroppo è un pochino buio, è andare a sistemare questi due cassetti. Vi spiego che cosa voglio andare a fare. In bagno mi si stanno accumulando sempre e dico sempre più oggetti. Per quanto riguarda la skincare, il make-up e tutto ciò, insomma, che può possedere una ragazza in bagno, comunque, tra i suoi oggettini vari. Quindi tra creme, cremine, make-up in generale, non ho più spazio in bagno, quindi ho deciso di spostare tutta la mia zona di qua in camera da letto. Per motivi legati allo spazio non posso fare una scrivania qua perché inizialmente io avrei voluto fare qui una scrivania, una postazione make up, però visto che mi serviva più spazio possibile, alla fine qui abbiamo optato per questa cassettiera presa da IKEA. Quindi da questo cassetto in poi, come sapete bene, ho i vestiti perché l'abbiamo sistemati insieme in un video decluttering che abbiamo fatto poco tempo fa, mentre questi due cassetti li ho completamente liberati perché ho intenzione di fare una postazione make up proprio qui in camera da letto. Avendo un solo bagno, molto spesso mi ritrovo a dover fare, ad esempio, il trucco, il make up. Che è la cosa che ci metto un pochino di più fuori dal bagno per lasciare comunque il tempo e lo spazio anche al mio fidanzato di fare la doccia e le sue cose. E quindi ho deciso che diventerà un'abitudine truccarmi di qua in camera da letto. Cosa voglio fare? Innanzitutto voglio, momentaneamente ho messo questo specchio che devo pulire innanzitutto, ma che ha anche lo zoom. Però ne voglio comprare uno un po' più grande, ma poi che abbia delle lucine intorno, delle lucine LED. Per il momento mi sono adattata con questa lampada, questa di solito la utilizzo per leggere sul comodino, è comodissima perché vedete qui c'è il pulsante touch e diventa piccola 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 da poter mettere all'interno di un cassetto. E quindi per il momento, tipo ieri e oggi, stavo utilizzando questo specchio con questa luce.
Sono andata a dividere di qua i prodotti per la skincare, burro cacao, creme corpo, mentre di qua ho messo tutti i miei trucchi. Considerate che già ho fatto un bel decluttering, ho buttato trucchi che forse avevo da almeno 6-7 anni, era veramente arrivato il momento. Anche perché tanto non li utilizzavo, quindi era inutile tenerli lì ed occupare spazio. Quindi dopo aver fatto una bella cernita, questi sono i trucchi che ho deciso di tenere, mentre questi sono tutti i prodottini skincare e cose varie per il corpo che ho deciso di tenere. Sono andata in cucina a prendere lo spray per pulire i cassetti. Cassetto bello pulito e profumato, adesso iniziamo, vi faccio vedere come ho intenzione di suddividere i prodottini. Ho preso questi contenitori da Mauris, ve li ho fatti vedere nell'ultimo video haul che ho fatto per la casa, dove ho preso tutti i impiccetti, cose varie, comunque vi lascio qui sopra il video se volete vederlo. Li ho pagati, mi sembra, 1,50 euro, una cosa del genere, ma ho visto che li vendono anche su Shein, su Amazon, insomma potete trovarli un po' dovunque. Io ne avevo preso uno, ma in realtà ne sono andata a prendere poi un altro perché mi sono resa conto che uno era troppo poco e due sarebbero stati secondo me perfetti per suddividere le mie cose. Iniziamo, innanzitutto di qua voglio andare a mettere i prodottini. Questo è un primer che ho preso su Amazon, se avete la pelle grassa o comunque i pori molto dilatati che tendono a vedersi molto quando vi truccate, vi consiglio di acquistarlo perché questo qua vi va praticamente a creare una patina, va a chiudere i pori e va a preparare la pelle prima del make-up, quindi questo lo tengo. Questo è un contorno occhi della Bottega Verde, l'ho preso circa un mesetto fa, lo sto utilizzando, l'ho quasi finito e lo tengo, almeno lo finisco e poi ne compro un altro. Questo invece è un primer viso opacizzante, ho scoperto da poco l'utilizzo del primer prima del fondotinta e devo dire che non lo lascio più perché mi va proprio a creare, diciamo, una bella base su cui puoi stendere il fondotinta. Questo ad esempio è opacizzante e me lo tengo. Andiamo avanti con il terzo e ultimo primer. Questo l'ho preso sempre su Amazon, è della L'Oreal e praticamente è un primer antirossori. Nel periodo in cui ho sofferto tantissimo di acne, che ero piena di bolle rosse, comunque molto infiammate, sono andata a utilizzare molto questo primer viso che è verde, ragazzi, è proprio verde perché il verde va a contrastare il rosso, quindi posso tenerlo per utilizzarlo quando magari ho un brufoletto o qualcosa che voglio coprire per un'occasione o anche per registrare, però in realtà no, quando registro vi dico la verità, non sto troppo lì, ecco, a creare proprio una patina di trucco sulla pelle. Tanto ormai siamo in casa, quindi. Un'altra cosa che mi piace molto è questo spray idratante che ho preso da Wycon alle vitamine. Mamma mia, questo mi piace un sacco. Lo vado a spruzzare sul viso mattina e sera e mi piace tantissimo. Mi sento proprio che mi rinfresca la pelle, però diciamo che lo utilizzo soprattutto l'estate o in primavera, insomma, quando inizia a fare più caldo. Queste sono due creme viso della Bottega Verde, allo zenzero e limone e orzo. Praticamente va a opacizzare la pelle del viso per pelli miste o grasse. Una già l'ho quasi finita, che è questa qua, è quasi vuota, mentre questa qua è ancora piena. Un'altra crema che ho comprato, che insomma adesso che sta iniziando l'estate, è questa crema viso con la vitamina C, che all'interno ha la protezione 50, che è una cosa insomma fondamentale, soprattutto quando inizia questa stagione. Certo, qua è sempre brutto tempo, non so perché, ma a Roma ha deciso di non tornare più il sole. Questo è un altro contorno occhi della Yves Rocher, che è piccolino, versione da viaggio, lo lascio qua. Questo, ragazzi, è un gel magico, è della Vera Lab e vi giuro, se lo mettete sopra un brufolo la sera e vi svegliate la mattina che si è riassorbito tantissimo e è un salvavita. E lo teniamo perché insomma è anche bello pieno ancora. Ho una leggera fissa per il burro cacao, non so se si può notare, considerate che io ho un burro cacao per ogni borsa, cioè praticamente ogni volta che vado a prendere una borsetta all'interno ho un burro cacao diverso. Adesso li sono andata a raccogliere e li ho messi tutti insieme, però penso di averne ancora qualcuno sparso nelle borse, nelle borsette che uso di più. Ho preso questi qua che diciamo sono quelli più nuovi, ad esempio questo qua l'aloe vera, questi qua li ho presi da Primark, questo ha la protezione all'interno, questo è un doposole, questo qua è cocco e aloe vera, un burro labbra che adoro, che amo, e questo qua di equivalenza. Poi crema viso della Skin First, che è praticamente il brand che mi ha aiutato a combattere l'acne, io penso veramente sarò grata a vita a questo brand, sto continuando ad acquistare anche altre cose, mi devono arrivare, le ho giardinate, ma nel frattempo stavo utilizzando altri prodotti perché comunque mi piace cambiare se non ho esigenze specifiche, come ad esempio quando avevo l'acne che compravo solo questo. Questa è una maschera viso purificante che vado a fare 2 volte alla settimana e questo è il pennellino che mi è arrivato in dotazione. Questa è nuova, devo ancora provarla, è praticamente uno
scrub per il corpo che ho preso da Primark e lo mettiamo qui. Questa è una crema profumata per il corpo, non vi dico che cos'è, cioè di equivalenza alla 110. Vi giuro, è una, ha un profumo spaziale, ve lo straconsiglio. Poi qui abbiamo varie creme, questa è per il corpo, questa qui è per i piedi, di nuovo per il corpo, in realtà non è una crema corpo ma è una lozione per il corpo, mentre questa qua è una crema mani. Io direi di suddividere queste cremine, vediamo se si chiude comunque il cassetto. No, non si chiude, quindi questa qua. Io direi di andare a mettere tutte le creme corpo qua, almeno sono suddivise da tutti i prodotti viso. So che quelle qua dentro sono per il viso e qua fuori sono per il corpo. Questa è un'acqua profumata sempre per il corpo, la lascio qua. E queste sono creme sempre per il corpo, quindi diciamo questa è la sezione per il corpo. Qui ho alcune maschere viso che ho preso da Primark, tipo questa qua purificante, vabbè. Le vado a mettere tutte insieme e le metto qui al lato. Anche questa è una maschera viso, la metto qua. L'ultima volta che sono andata a Bottega Verde mi hanno regalato un po' di cosine, un po' di cremine da provare, quindi queste qua poi le proverò. Le vado nel frattempo a mettere qua insieme alle creme viso. Questa non so se ne avete mai sentito parlare, ma praticamente è la pietra gua sha che si utilizza per stendere la crema, per fare dei massaggi con il siero la sera, per stendere il viso ed eliminare teoricamente a lungo andare le rughe. Sono onesta, non è che l'ho mai testata bene, benissimo, cioè l'ho iniziata però poi mi stancavo, però forse chissà, magari adesso in estate la riproverò, però per il momento la lasciamo qua, questa l'ho presa da Primark. Anche questo l'ho acquistato da Primark ed è per massaggiare il viso, per le rughe, questa qua è per il contorno occhi, mentre questo qua più grande è per le guance, il collo, e lo lasciamo qua. Bene, già così direi che non è niente male, perché alla fine io appena apro il cassetto so che qua ho tutti i prodotti per la skincare. Non vedete i sieri e il detergente perché ho deciso che sarà una cosa che lascerò di là in bagno. Qui partirò dalla crema viso, primer e poi al trucco, oppure maschere in generale, però i sieri li ho lasciati in bagno con i detergenti. Anche perché sono i primi step che faccio sia la mattina che la sera, detergente e siero. E poi vengo di qua e finisco la skincare. Questa è la famosa vaschettina che si utilizza per pulire i pennelli, questa la vado a mettere qua e magari all'interno vado a mettere le spugnette. Considerate che devo rilavare tutti i pennelli, le spugnette, cioè i pennelli non tutti, la metà, però le spugnette mi rendo conto che sono da lavare. E poi vediamo un po', iniziamo a mettere i trucchi qua dentro. Io direi di partire dal fondodenta. Allora questo qua Cover Boss l'ho quasi finito, entrambi sono di Wycon, mi trovo bene con il fondotinta di Wycon, solo che Cover Boss è chiarissimo e quindi l'ho utilizzato per tutto l'inverno ma adesso inizia a essere troppo chiaro, quindi lo vado a mescolare con Radiance Wear che è un pochino più scuro, poi in estate inizierò a utilizzare soltanto questo qua. Comunque queste sono le colorazioni che utilizzo io. Cipria, Terra e Blush, questo è un illuminante della Essence. E questa una palettina. La palettina, ragazzi, qua non mi piace, quindi la vado a spostare. Comunque questa qua è una palette di She Glam, vi giuro, cioè l'altro anno l'ho usata un sacco, ma guardate che bei colori, super accesi, ma cioè, ma si vedono tantissimo adesso perché non mi voglio sporcare le mani, però visto che non mi c'entra, stavo pensando di infilarla di qua. Vediamo se i prodotti corpo mi lasciano qualche millimetro. Ok, sì. Questi sono tutti eyeliner colorati che ho preso su Amazon l'anno scorso e mi ci sono divertita perché ho fatto un sacco di trucchi, soprattutto con appunto eyeliner colorato, con gli ombretti abbinati con gli ombretti di Shein, vabbè, mi sono un po' divertita l'anno scorso d'estate con tutti questi colori. Poi andiamo a prendere un po' tra i trucchi che mi sono rimasti, perché ve l'ho detto, ho fatto un decluttering da paura, cioè ho buttato un sacco di cose scadute, vecchie. Comunque mascara ne abbiamo tre, e questi due della Essence e questo della Yves Rocher. Questo mascara l'ho acquistato neanche una settimana fa, sono super contenta, l'ho preso dalla Essence, ma ragazze fa delle ciglia incredibili. Io ci sono rimasta. Di solito compro sempre questo, ma l'ultima volta non l'ho trovato, quindi ho cambiato. Ma ragazze vi posso dire, questo mascara della Yves Rocher, cioè costerà tipo 3 o 4 volte rispetto a questo della Essence, ma cioè non c'è proprio storia, non c'è storia, cioè questo a parte che ha un odore fastidioso, ma non curva per niente, quindi
super bocciato. Però visto che è praticamente nuovo, me lo lascio comunque per i casi estremi in cui finisco il mascara. Come correttore utilizzo di solito questo qua della Wycon, però inizia a essere veramente veramente troppo chiaro. È una colorazione, cioè, light peach. Infatti mi è capitato un paio di volte di metterlo e tipo mi dicono: ma sei un po' bianca, tutto a posto. Quindi penso che non lo metterò mai più quando inizia questa stagione, ma lo terrò soltanto per l'inverno. Mentre questo qua è di Primark. Sì, è di Primark, è un correttore che è un pochino più scuro ed effettivamente molto meglio. Però sono onesta, non è che uso proprio sempre sempre il correttore. Fortunatamente non mi sembra di avere tutte queste occhiaie, quindi me lo risparmio sul viso. Matita dell'Astra per le sopracciglia. Questo illuminante è la vita, cioè vi giuro, questo è in estate, cioè questo punto maledetto che non si leva, mi dà un fastidio, deve essere... ah no, si leva invece di qualche altro trucco, non lo so, non si leva, vabbè. Comunque questo illuminante è in crema e mi fa dei zigomi, cioè che mi arrivano in fronte praticamente, della Wycon. Lo lascio, 02 Smart. Questi sono invece tre eyeliner, io uso le line praticamente tutti i giorni. Questo è della Deborah Milano, questo della Essence, mentre questo qua è di Primark. Ma vi faccio vedere, questo di Primark è praticamente a due punte, o così, fina, io utilizzo sempre questa, vi dico la verità, oppure questa qua che è un po' più difficile da utilizzare, infatti non la uso mai. Poi questo primer ciglia della Essence, ragazzi, ve l'allunga tantissimo, lo applicate prima del mascara, lo fate asciugare qualche secondo e poi andate a mettere sopra il mascara normale, cioè non vi dico che ciglia, veramente. Anche per chi ce l'ha corte, non curvate, provate veramente, andate da Essence e provate questo Primark, poi mi saprete ridire se anche voi non avete delle ciglia lunghissime. Poi ci possiamo sempre aiutare ovviamente con il piegaciglia. Poi un paio di rossettini, comunque devo andare a vedere perché sicuramente dentro le borse o comunque le ultime borse che ho utilizzato qualcosina c'è, tipo qualche tinta labbra o qualche burro cacao. Qui ci sono invece delle matite che ho già racchiuso con l'elastichetto, quello per i capelli, e vi faccio vedere le colorazioni. Praticamente sono tutti dei nude, comunque rosa, color carne. Questo forse della Kiko è un po' pescato, però ecco, diciamo che più o meno utilizzo sempre le stesse tonalità. Una matita nera di Douglas che praticamente non uso mai, perché la matita nera è veramente mai usata, penso. E infine questo lip gloss, questo lip shine Golden Hour preso da Primark l'altro giorno, che sa di cocco con olio di jojoba e la vitamina E. Profuma tantissimo, mamma mia quanto mi piace. E voilà, ok, abbiamo finito. Le ultime cose che rimangono sono queste mollettine e ovviamente il temperino, che non deve mai mancare, perché le matite, se no senza temperino per le matite per le labbra soprattutto, sono persa. Queste le ho comprate da Primark l'anno scorso e le utilizzo sempre per quando mi devo truccare. E voilà, abbiamo liberato tutto quanto, abbiamo riposto tutto, ordinato diciamo nei cassetti per quanto possibile. I rossettini direi di metterli qua in piedi. Mi ritengo abbastanza soddisfatta e un'altra cosa che devo andare a prendere invece sono i pennelli. I pennelli li ho suddivisi di nuovo in dei mazzetti legati con degli astichetti per i capelli. Questi qua sono pennelli puliti che ancora non ho utilizzato dall'ultimo lavaggio, mentre questi qua li ho utilizzati, quindi li ho divisi. Però intanto li andiamo a mettere entrambi a posto. Voi direte: a posto dove, che il cassetto è pieno? Boh, non lo so. Adesso vediamo insieme dove posizionarli. Lo so, non è enorme il cassetto, però l'altro mi serve per fare altre cose, a meno che i pennelli li metto non in questo, perché ho provato e non mi piace. Vi faccio vedere, questo qua l'abbiamo comprato insieme, vi ho fatto vedere il video haul, però boh, non è che mi convince molto, cioè è troppo grande per i pennelli. O cioè, un conto che avevo tipo 100 pennelli, allora andava bene, però rimane un pochino vuoto, non lo so, non mi convince molto. Che dite? Da lasciare così vicino allo specchio magari per i pennelli? Più che altro perché non mi va di andare ad ammucchiare, adesso che ho messo tutto a posto, di andare già ad ammucchiare insomma tutte le cose. Comunque molto soddisfatta, molto molto soddisfatta, anche se a primo impatto può sembrare non troppo ordinato, però io vedo l'ordine, cioè io riesco a capire dove sono subito le cose a primo occhio, perché qui ho le cose corpo, skincare, creme, cremine, burro cacao e qua i trucchi, quindi insomma è abbastanza facile. Vi dico subito che voglio trovare uno specchio con delle luci, uno specchio LED, qualcosa, perché voglio illuminare questa zona per truccarmi, per la mia skincare, ma ovviamente adesso sto utilizzando delle luci, ragazze, terribili. E infatti spero insomma che qualcosa si stia vedendo. Ho già lavato il viso con il detergente, utilizzo soltanto un detergente la mattina perché non sono truccata, e ho messo già il siero, quindi posso passare alla crema viso. Metterò una crema viso normale e non quella con l'SPF all'interno, perché tanto
Non penso proprio che oggi pomeriggio uscirò, almeno credo. Tanto di sole non ce n'è per niente, quindi vado a mettere un po' di crema viso. Comunque non so se vi ricordate com'era messa la mia pelle, ma cioè, è migliorata tantissimo. Io veramente sono troppo, troppo contenta, curando da dentro, dall'alimentazione, curando lo stress, cioè quella secondo me è la cosa principale. Veramente è migliorata molto. Poi vado a mettere un correttore, che tra l'altro ultimamente mi sto riposando veramente molto, non esce. Contorno occhi. Ultimamente ho molte, ops, forse un po' troppo. No, ultimamente ho molte, molte meno occhiaie perché sto andando la sera a dormire prima, cosa che non ho mai fatto, cioè sono sempre andata a dormire tardissimo la sera, cioè se non erano tipo le 2 o addirittura le 3 di notte proprio non andavo a dormire. Invece ultimamente comunque il correttore non lo spego, lo vado a mettere qua nelle rughe d'espressione. Se non erano le 2 di notte non andavo a dormire, e poi mi svegliavo sempre presto e ovviamente mi sentivo tutta rimbambita. Invece ultimamente mi sto mettendo a letto molto prima e io a letto, ragazzi, non reggo per niente. Cioè io, ecco, se mi metto a letto vuol dire che mi metto a dormire, perché tanto metto un film, una trasmissione, Netflix, qualsiasi cosa, crollo. Direi che una cosa che mi manca in questa postazione sono delle salviette, quindi adesso le vado subito a prendere. Ho trovato direttamente un pacchettino di fazzoletti, però adesso che ci penso io, tutto questo correttore, questa crema che mi è uscita per sbaglio, non la voglio sprecare, quindi la metto qua sul collo. E cerco di stendere bene più che posso quella che ho messo qua. Dicevo, ho cambiato un po' la mia routine, vado a dormire prima, bevo molta più acqua, in realtà ho sempre bevuto molta acqua, però adesso cerco di, diciamo, tenere sotto controllo questa cosa, ovvero di prendere una bottiglia e finirla entro la fine della giornata, una bottiglia da 2 litri. Non mancano mai le verdure all'interno della mia giornata, della mia routine, quindi acqua, verdure, frutta, avena. Quindi questa per me è stata veramente la ricetta per guarire dal forte acne che ho avuto. Infatti, se voi non potete farlo, però se voi mi toccate il viso, io praticamente sono liscia. Infatti, quelle che vedete sono macchioline, non sono brufoli. Poi a queste ci penseremo. Quindi la faccio respirare. Non mi trucco, mi trucco direttamente stasera. Stasera, tranquilla, niente di che. Ma è una bella pelle che c'hai. Ok. Io vi ringrazio per essere state insieme a me oggi, o perlomeno questa mattina. Adesso mi vado a preparare un po' di pasta per il pranzo. Sotto consiglio rimarrò struccata, visto che mi è stato detto che ho addirittura una bella pelle. Per me è una grande soddisfazione, quindi. Per niente, ce la posso fare con questo mollettone. Quindi per il momento rimarrò così, anche perché poi questa sera devo uscire e mi devo truccare, quindi il trucco che farò adesso non mi durerà mai, perlomeno quello che metto sul viso, quello che metto io sugli occhi, sì. Però quello che metto sul viso non mi durerà mai fino a stasera. Quindi preferisco aspettare qualche ora, far respirare un pochino la mia pelle, visto che ho appena fatto la doccia, la skincare, per poi andarmi a truccare direttamente questa sera. Comunque, io spero di avervi fatto compagnia. Spero che questo mini vlog della mattinata vi sia piaciuto. In questo video non ci sono state ricettine o cose in particolare degli argomenti gli argomenti di cui parliamo sempre, però abbiamo riordinato un cassetto e ci abbiamo messo anche un bel po'. Io vi mando un bacio, lasciatemi un bel like e vi aspetto anche su Instagram. Ciao cari!